La manovra di ricostruzione del Tarantino è fatta di due fasi. In una prima fase si danno 5 colpi interscapolari. Il lattante viene praticamente poggiato in posizione prona sull'avambraccio del soccorritore, che con la mano che forma una C prenda la mandibola del lattante, poggia l'avambraccio sulla coscia del soccorritore, questo chiaramente in posizione seduta, e si applicano i 5 colpi interscapolari con fuga laterale. 1, 2, 3, 4 e 5. La fuga laterale serve ad evitare che con la mano venga colpita la nuca del lattante. Dopo questa fase si passa alla seconda parte del programma, cioè il bambino viene messo in posizione supina, afferrando la nuca sempre con la mano a C e poggiando l'avambraccio sulla coscia del soccorritore. Si applicano a questo punto le compressioni toraciche. Le compressioni toraciche vengono effettuate con due dita, il punto di repere è nella metà inferiore dello sterno. Si fanno 5 compressioni toraciche, 1, 2, 3, 4, 5, con dita perpendicolare allo sterno, e poi successivamente a questa fase si ripete l'operazione tenendo cura di osservare il cavo orale del lattantino, perché un'eventuale espulsione del corpo estraneo può essere rimossa.